Noi non ci offendiamo. Noi non ci offendiamo. E dai, gli sfigati sono ovunque, ci sono anche a Narni, che vuoi che non ci siano a Narni? Quanto ha fatto bene la Lega ad approvare la legge che reintroduce l'educazione civica sui banchi di scuola come materia di studio obbligatorio. Vabbè, lì ci sono la mamma e il papà che dovrebbero... Però, va bene così. D'altronde abbiamo vinto, perché se la sinistra rimane come programma politico il dito medio, abbiamo vinto. E noi rispondiamo col sorriso. Poi i programmi sull'Umbria, sulle strade, sulle scuole, sull'economia, sull'agricoltura. Ci sono aziende agricole che sto incontrando che stanno aspettando i contributi della regione da 3 anni. Da 4 tu? Hai vinto, una bambolina al Signore, da 4 anni. Come fa la regione in un momento di difficoltà economica come questa ad aspettare 4 anni prima di dare quello che è dovuto a un agricoltore che peraltro rischia di vedersi tassare anche da quel genio del ministro dell'ambiente, tal Costa, perché in manovra economica ci sono 2 miliardi non meglio identificati di tassa sull'ambiente e non ci vuole uno scienziato per intuire che questi andranno a tassare il gasolio e il diesel, come se uno che ha il trattore vecchio, la macchina vecchia o il furgone vecchio se lo tenga perché ci gode a tenerlo, poi mentre uno ha il trattore vecchio, la macchina vecchia, perché non ha i soldi per comprarsi il trattore nuovo, la macchina nuova.